ragazzi, in questo nuovissimo video di Jump It Tech siamo oggi tornati con un video speciale. No, non è vero, non è vero speciale, ma siamo di nuovo in compagnia di Google Assistant. È perché ho l'iPhone in mano se sto parlando di Google Assistant? Perché nel precedente video, dove mettevo a confronto Siri e Google Assistant, che tra l'altro è andato una bomba, grazie mille a tutti, ha superato i 35 mi piace, quindi lo scontro epico Google Assistant versus Cortana si farà, ve lo pubblicherò, non so se questa settimana o la prossima, ma comunque la prossima settimana sicuro uscirà questo scontro epico, ovvero Cortana versus Google Assistant. I due assistenti vocali per eccellenza si sfideranno, vedremo chi vincerà. Nel precedente video mi avete fatto notare che Google Assistant è anche disponibile su iPhone, sull'App Store, normalissimo, quindi abbiamo l'iconcina di Google Assistant che possiamo tranquillamente scaricare. Ed è una figata perché ho Google Assistant, il mio assistente preferito, all'interno del mio iPhone 10, il che è tipo una cosa fantastica, troppo bella. E oggi andrò a fare una cosa particolare con Google Assistant, perché sempre grazie ai commenti del precedente video, questo denota il fatto che io i commenti porco due li leggo sempre, mi avete detto che se noi pronunciamo gioca in chat, lui ci va a fare dei giochi. Ho notato che su Android i giochi sono molti di più, mentre su iPhone sono molto ridotti questo parco giochi tra virgolette. Però c'è uno molto figo che voglio fare assolutamente, che si chiama indovina la emoji challenge. Praticamente una challenge che ci sottopone l'assistente vocale. Lui ci dirà una frase e noi dobbiamo indovinare l'emoji attraverso quella frase, oppure attraverso dei consigli che ci darà sempre l'assistente Google, che è una cosa tipo assurda. Ragazzi, mi raccomando, arriva a 15.000 mi piace per questo video, se ne voleste altri, quindi forza con i mi piace. Mi raccomando, siate bravi, perché quando volete i mi piace li lasciate. Nel precedente video di Google Assistant siamo arrivati a 35.000 mi piace tipo in nemmeno 2 giorni. Quindi forza ragazzi, iniziamo subito. Per giocare non dobbiamo fare altro che pronunciare. Intanto l'app di Google Assistant è normalissima. Cioè se io gli dicessi canta una canzone, la 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 la, sono tante note in una sola. Ora non so di preciso perché non mi funzioni l'altoparlante, ma io un'idea ce l'avrei. E sta perché sto registrando lo schermo. Prova. Ti sento forte e chiaro. Grazie. Ok, quindi per andare a giocare dobbiamo fare gioca. Certo, scegli quello che preferisci. E ci appare questa cosa, giochi in chat. Su Android ne spuntano veramente un sacco. Qui appaiono solo questi. Quindi clicchiamo giochi in chat. Ok, che ne dice di uno di questi? E possiamo andare a scegliere o emoji party, che non so che cazzo è, o emoji cinema, che qua un video ce lo voglio fare, ma in compagnia di qualcuno, perché io di cinema veramente sono zero totale. E poi indovina gli emoji. Praticamente sono tutti giochi con le emoji qui su iOS. Mentre su Android, per esempio, abbiamo anche Snake e altri giochi un po' più particolari. Quindi quello che voglio andare a fare io è indovina gli emoji. Rispondi agli indovinelli con le emoji, che è tipo una cosa assurda, raga, una figata. Quindi clicchiamo questo. Ti leggerò una frase e tu dovrai scegliere l'emoji che la descrive. Se vuoi, puoi passare o chiedere un suggerimento. Cominciamo. Sì. Ok, quale emoji descrive questa frase? Sono spesso vicina a uno spilungo. Ok, abbiamo iniziato il nostro gioco. Adesso dobbiamo riconoscere queste emoji. Sono spesso vicina a uno spilungone. È già al femminile, quindi spesso vicina, che caspita potrà mai essere? Queste tipo dei matrimoni qua. No, mi dispiace, ci può arrivare. Sono spesso vicino. Vediamo un indizio, ragazzi. Indizio. È un luogo di culto. Sono spesso vicina a uno spilungone. È un luogo di culto, quindi probabilmente una chiesa. Caspita potrà mai essere. Hai visto? Però sono anche indovinelli molto. Alcuni sono una cazzata. Alcuni tipo questi sono molto molto difficili. Giocate con me nei commenti e ditemi se voi tipo capite questo, per favore, perché io non lo sto capendo. No! Non lo capisco, ma che caspita sarà mai? Passa. Passiamo. La chiesa! Chiodo scaccia, chiodo. Scusa se sono molto rumoroso. Ma io avevo messo la chiesa, però che significa sono spesso vicina a uno spilungone? Ah, perché forse lo spilungone, il campanile, e quindi la chiesa sta vicino al campanile. Ma però c'era arrivato che era una chiesa, caspita, però vabbè. Martello. Mi spiace, ma devi rispondere con un emoji. Ah, devo rispondere con un emoji, ce la dico o non va?
Chiodo scaccia chiodo. Scusa se sono molto rumoroso. Trovato. Vediamo se è questo. Sì, l'ho indovinato. Bella intuizione. Era il martello. Che dici di questo indovinello? Sono così dolce e i bambini mi adorano. Una caramella? Un lecca lecca? Questo, vai. Troppo bravo, madonna ragazzi, era lecca lecca. Però perché non parla? Prova con questo indovinello. Lascia parlare me. E questo che cos'è lascia parlare me? Voglio un indizio. Ci lavorano i dentisti. Oh mio Dio, ci lavorano i dentisti. E cosa sarà mai? Proverò con... Oddio, non lo so cosa potrebbe essere in realtà. Perché ci lavorano i dentisti, ma... Lascia parlare me. Ma cosa potrà mai essere? Ma non c'è il... Cioè, ho provato a scrivere trapano, ma ovviamente non la piglia. Perché devo rispondere con un emoji, ma... Non trovo il cazzo di trapano. Ci lavorano i dentisti. Questo lo passo, vaffanculo. Passa. Mi spiace, ma devi rispondere con un emoji. Mi ha preso Passat, sì, raga. Certo, ma che cazzo è Passat? Passa. Era bocca. Proseguo. Era bocca. Eccone un altro. Ho squazzato tutto il giorno e ora sono proprio fritto. Pollo! Oddio, questo è pollo, raga. Ma se è pollo, veramente, cioè, fa troppo... È troppo cringe sta cosa. Ho sguazzato tutto il giorno e ora sono proprio fritto. Questo è pollo senza ombra di dubbio. Ma quanto è cringe, tra l'altro, se è veramente il pollo? No! Non è così. Spremi quelle eccezionali meningi. Ho sguazzato tutto il giorno e ora sono proprio fritto. Quindi se non è il pollo... Ma per forza deve essere il pollo. Non è giusto! Ma che cazzo sarà mai? Oddio. È un piccolo crostaceo. Ho sguazzato tutto il giorno e ora sono proprio fritto. Il gambero, gambero fritto, gambero, madonna se è questo raga, gambero fritto, tipo questo, è un gambero vai. No, ops, ce l'hai sulla punta della lingua. O forse rispondo proprio col cibo, già fritto per esempio. Questo, ma sì dai ce l'ho fatta, ma sei un mago, era... io avevo messo praticamente il gambero crudo. Ma sei un mago, era gambero fritto. Un altro indovinello. Tengo in memoria tanti bei momenti. Questo è per forza tipo l'iconcina del floppy. Sempre se c'è. Provo prima il CD. No. Il floppy. No. E che cazzo è? Tengo in memoria tanti bei momenti. Floppy, CD. O forse aspetta. Fotocamera? Fotocamera? Videocamera? Ma che cazzo questa? Dai, passa. Ma ha problemi sessuali che continua a capire pasta. Passa. Allora prova con questo. Hai voglia di fare una galoppata? Io ho già le scarpe. Allora, era videocamera. Io ho risposto videocamera, computer. Questa è una foto tutta videocamera. Questa è un'altra videocamera. Questa è una fotocamera. Questa è un'altra fotocamera. Quindi che cazzo? Cioè, voleva quella lì, videocamera. Questa merda voleva. Ah, ragazzi, mi triggera già questo Google Assistant. Hai voglia di fare una galoppata? Io ho già le scarpe. Un cavallo. No, mi dispiace, no, ci puoi arrivare. Ma secondo me è questo. Hai voglia di fare una galoppata? Io ho già le scarpe. No, ma che è impossibile. Indizio. È un equino. Hai voglia di fare una galoppata? È un equino, ma è il fottuto cavallo. Ma dove cazzo è il cavallo? Io ho già risposto cavallo. Se non c'è un cavallo completo. Ah, questo l'ho trovato. LOL. Cioè, ma era, l'avevo sotto gli occhi e non me ne ero minimamente accorto. Però c'è arrivato che era il cavallo. Che caspita, all'inizio avevo risposto cavallo. Anche se sono scura, sopra rimango sempre bianca. Ma che cazzo è? È una bevanda. Anche se sono scura, sopra rimango sempre bianca. Scura, anche se sono scura, sopra rimango... La birra? La birra? La birra perché la schiuma è bianca? Dov'è la birra? Dai! Sì! L'ho indovinata al primo colpo! Fantastico! Tirano fuori dal cilindro. Questo la so, questo è coniglio. Facciamo quest'altra. Questa è coniglio o è colomba, tipo? Era coniglio, fanta, visto quanto sto andando. Alcuni sono veramente semplici, ma alcuni sono veramente, veramente difficili. Qualcuno mi usa per tirare fuori colombe e conigli. Questo è il cappello, questo cappello. Che caspita, adesso sto andando a 200 all'ora. Ho inventato i pois. Questa non rispondo. Abbandona. E ora i tuoi risultati. 7 risposte esatte usando 7 indizi. Ben fatto.
Bene, dai, non è andata malaccio. Quindi ragazzi, questo era Google Assistant che mi sottoponeva a questo piccolo minigioco, ovvero indovina la Animoji Challenge. Sostanzialmente potrebbe essere anche una piccola challenge. Se vi è piaciuto, come sempre, vi invito a lasciare un bel pollicione in tutto questo video. Arriviamo a 15.000 like e vi ricordo che tra qualche giorno uscirà lo scontrone Google Assistant versus Cortana. Vi avviserò su Instagram quando uscirà il video, seguitemi sulle storie perché lì comunicherò tutto. Quindi ragazzi, da Giampitech è tutto e ciao ciao!